Salve care amiche e amici che mi seguite in YouTube, sono tornato finalmente con voi in questa mia rubrica letteraria. Però prima di annunciarvi la sorpresa che già vi avevo annunciato, vi voglio innanzitutto ringraziare per avermi fatto raggiungere, anzi superare, quota 5.000 visioni dei miei video, perché siamo arrivati, grazie a tutti voi, a quota 5.071 visioni, e poi c'ho già 27 iscritti, uno si è iscritto oggi. E quindi grazie a tutti voi per seguirmi così tanto, che mi date incentivi per andare avanti. Primo. Secondo, che stando ai risultati delle elezioni, io vi avevo in un video Star Wars, il ritorno dello Jedi, consigliato questo libro, Star Wars, il ritorno dello Jedi, siccome Guerre Stellari, no? Come possibile fonte per poter comprendere future dissidenze all'interno del Movimento 5 Stelle. Guerre Stellari, guerre nel Movimento 5 Stelle. Vabbè, è stata una mia ispirazione, però è un libro molto interessante. Se lo vorrete trovare, lo vorreste trovare in qualche parte. Adesso passiamo però alla sorpresa del giorno. Che è questo? L'insegnamento del Buddha. È edito dalla Bukkyo Dendo Kyokai. Qua c'è nell'edizione italiana almeno un libretto, La mia via, che è un libretto che ha scritto il proprio fondatore della Bukkyo Dendo Kyokai. Però, come dice qua, una parte qualsiasi di questo libro può essere citata liberamente senza previa autorizzazione. Chiediamo solo che la Bukkyo Dendo Kyokai, Tokyo, e il nome del traduttore siano menzionate e che venga inviata una copia della pubblicazione. Grazie. E qua c'è l'introduzione. Bukkyo Dendo Kyokai. Bene, vi passo a commentare questo libro, che è un compendio delle insegnanze buddiste, che è stato impresso in tutti gli idiomi possibili: italiano, spagnolo, inglese, giapponese, esperanto, russo. Molto interessante la versione esperanto. Io volevo fare un estratto audio, soprattutto in esperanto, ma anche in inglese. Però non so se conviene, lo volevo fare per le persone soprattutto non vedenti, che potessero leggere un audiolibro ascoltandolo, in considerazione di chi non può leggere perché non vede, che lo potesse ascoltare. È un progetto che vorrei proprio fare, però mi prende tempo, e poi non è che ho una voce molto bella quando leggo. Appena posso farò degli audiolibri, almeno cominciando con questo, che è un testo basico. Dopo, nella descrizione del canale, tratterò di mettere informazione della casa editrice, perché loro dicono che li offrono gratuitamente. Infatti questi me li hanno mandati in regalo. Quindi, se qualcuno di voi sarà interessato, magari gli scriverà. È una biografia essenziale del Buddha, e poi con una spiegazione molto semplice. Testi molto interessanti. Parte proprio con la geografia del Buddha, e poi
gli insegnamenti della dottrina, ma è molto stringato, molto breve, non è nulla di oscuro, anzi è come dire una catechesi basica del buddismo. È molto interessante, questo è tutto per oggi, non mi spazierò a spiegarvi nulla al riguardo, perché del buddismo si trova moltissimo in internet, e poi questa è l'essenza dell'insegnanza buddista, quindi potrei passare molte ore leggendovelo, ma si trova molto della Mediterranea, Astrolabio, Mondadori, come dire, e poi ci sono molte traduzioni dello stesso testo. Spero che questo consiglio, a cui vi darò il link per cercare di comunicarvi con la fondazione buddista, vi possa essere di aiuto. Io per il momento non posso fare un video più largo, e vi ringrazio di seguirmi in così tante persone. Io non avrei mai sperato di avere così tanto successo, ma vedo che ogni giorno ne ho di più. Grazie per ascoltarmi, per seguirmi. Io mi iscriverò al canale di tutti quelli che si iscrivono al mio canale e voterò mi piace ai video che mi piaceranno di tutti i canali che voteranno mi piace ai miei video. Quindi ci sarà una collaborazione in questo. Poi io metto come canali favoriti nel mio canale a tutti quei canali che stanno iscritti al mio. Quindi non solo mi iscrivo ai canali, ma li metto come favoriti. Voto i canali, mi piace, anche i video, le sezioni dei canali, li voto mi piace quando votano mi piace al mio video. E quindi, detto questo, ringraziandovi di tutto, promettendovi un nuovo video al più presto, magari su un tema in cui mi spazierò di più, non un tema generico, vi ringrazio dell'ascolto e arrivederci. Just as the pure and fragrant lotus flower grows out of the mud of a swamp, rather than out of the clean loam of an upland field, so from the muck of worldly passions springs the pure enlightenment of Buddhahood. Even the mistaken views of heretics and the delusions of worldly passions may be the seeds of Buddhahood.